aiutami tu che sei un veterano, che io sono nuovo a fare queste cose. Come veterano? Sei un veterano delle interviste. Ma il secondo, la seconda puntata. Tra l'altro è un evento importantissimo perché è il compleanno della più bella, certo, della Domenica Inn, la Sabrina Marinangeli. Non è vero che sono la più bella, la ci più sono bella, tre donne meravigliose a Domenica Inn. Amore, ma la Mara. Brandi vicino a te non si vede. No, Brandi Mara, non c'è. Poi, mai, Mara. Mara. Ela, la clerici, cioè, Era voglio è dire. È troppo alta, per esempio. Sono bellissime. E quelli sono bellissime. È troppo alta. Tu sei più a misura d'uomo, vedi? Sei più bella, amore. Sono Lasciatelo bellissime. Dire dagli altri. Grazie, grazie. Come ti sei trovata al Gilda? Bene, stavo dicendo che è faticoso fare i compleanni perché devi stare. Te ne sei devi accorta. Stare dietro. Senti, lui, te ne sei accorta. Perché devi stare dietro a tutti, attenta brava, ai particolari brava. Per cercare di far star bene tutti, chiaramente. Vero. Per cui. Però quello che fa sempre anche Alessandra tutte le sere. Alessandra del Drago è un Pierre, mito. La mia amica Alessandra è un mito. Io le voglio veramente bene. Ciccio, non ci sono parole, Ciccio. Caro Gianni, vicino a me c'è una delle protagoniste di Vivere, la più brava, la bellissima Simona Borione, più brava anche perché è amica mia, poi cioè, mi sembra un po' di parte, però non sono il solo a dire questo. Beh, ti ringrazio, sei bravissima. Sei molto gentile. No, sei cresciuta artisticamente, grazie. Devo dire, io ti conosco da diversi anni e quindi devo dire che sei cresciuta artisticamente in una maniera splendida. Grazie di cuore. Dimmi tutto, come ti trovi con tutto il gruppo di Vivere? Mi sto trovando benissimo e sto lavorando molto bene anche perché sono sino ad ora ho lavorato in coppia con il commissario Leoni, interpretato da Edoardo Siravo, che è un attore straordinario. È geniale, so. E come ti trovi con Brando Giorgi? Con Brando Giorgi ho cominciato a girare da poco, è un ragazzo bellissimo e anche molto dolce. E la moglie, la sirena? Beh, ancora non l'ho conosciuta, però è molto bella anche come lei. No, era presente alla festa di Vivere anche lei. Ah sì, è vero, hai ragione, l'ho conosciuta in quell'occasione, è vero. Senti, poi c'è un altro personaggio che è Edoardo Costa, che molte delle telespettatrici ti invidiano per questo. Edoardo è un altro bello e anche una persona molto carina nella vita. Il 12 uscirà l'ultimo film di Tinto Brass, dove tu sarai una delle protagoniste insieme alla Galiena. La Galiena, che è la protagonista assoluta, poi ci sono io, Loredana Cannata. E poi insomma le musiche di Ennio Morricone. Tinto è un grande regista, un grande maestro, è stato molto bello lavorare con lui e la cosa più bella è che non mi sono spogliata in questo film. Ecco, io questo ti volevo dire, lavorare con Tinto Brass, ma è vero che le fa spogliare tutte o no? No, perché io sono vestitissima. Ah, bene, questo ci dispiace un po', eh. Devo dire che i nostri telespettatori avrebbero preferito un attimo di più il Tinto Brass classico. Mi dispiace, ma non sarà così. Però c'è una scena dove bacio Gabriel, Garco. E questo ci fa piacere a te. Esatto. E devo dire che è uno che bacia molto bene. Bene, già una notizia piccante. Bene, io ti faccio il migliore che saremo lì a vederti. Allora, vicino a me c'è la bellissima Rosa Miranda, che devo dire molti telespettatori si ricordano di te per il Festival di Napoli, per tutte le commedie che hai fatto, sì, per tutto il tuo periodo teatrale. Sì. Ecco, io vorrei sapere adesso che cosa stai combinando di nuovo. Allora, ho finito questo spettacolo al Teatro Stabile di Catania, che è il Marchese di Rocca Verdina, e ho iniziato delle puntate Rai 3 con Luca Massarini, dove faccio le presigle insieme a Stefano Frosi, un altro attore, facciamo un po' tipo Raimondo Vianelli, carino, sì, molto simpatico, sì, molto simpatico, dico. Stanno andando veramente bene ultimamente, La Vita in Diretta, ti ho visto a proposito della Vita in Diretta, dove si mangiava benissimo a quanto pare. Solo che io ho assaggiato solo la pastiera. Ma come, io pensavo, ecco, quella mangerà oggi benissimo. Solo la pastiera, buonissima. Però tra parentesi. Posso immaginare. Ma non è che hai portato qualche babbana, cosa, niente? A te lo sai che le mozzarelle te le porto sempre, no? Io comunque sono sempre felice di essere qui al Gilda, alle tue meravigliose feste, grazie, lo sai. Grazie Rosa, io sono felicissimo di averti qui a Roma. Qua vicino a me c'è una attrice e anche giornalista bravissima, addirittura è un'amica personale di Sylvester Stallone, so. No, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ah già, vabbè, quelli muscoli, mi sono sbagliato un attimo. Allora, Schwarzenegger, infatti, mi ricordo, so
che ha avuto una, non una storia, un incontro molto importante in America. Sì, il 9 settembre, due giorni prima degli attentati alle Twin Towers. Meno male. Anzi, io stavo andando a New York e il suo incontro mi ha bloccato, il fascino di Arnold mi ha bloccato. Ti ha salvato la vita. Mi ha salvato la vita, tra virgolette. Vedi che poi dicono che i muscoli non servono. Quello ti ha salvato la vita, che magari andavi a New York e non succedeva qualcos'altro. Succedeva un casino, sì. È una persona molto semplice, mi hanno detto. È una persona molto semplice, è una persona molto umana, è una persona molto professionale. Sì, ho due film in uscita, quello di Tinto Brass, Senso 45, con Anna Galiena e Gabriel Garco, e UV278 di Robin Wright e Christian Voss, girato a Los Angeles. Bene, quindi saremo tutti là al cinema. Eleonora, come stai? Molto bene, grazie. Eleonora, senti, io sto facendo un'inchiesta, non una statistica. Dimmi cosa non deve avere un uomo per piacerti, cosa proprio non deve avere che se tu vedi questa cosa dici, beh, che schifo. Sicuramente i peli e la pancia. Quindi viva Sergio. Viva Sergio, viva Sergio. E poi il tuo uomo ideale deve essere moro, biondo? Il mio uomo ideale deve essere... Dipende, o biondo o moro, non importa. L'importante è che abbia uno sguardo espressivo e che sia comunque una persona sincera e che mi dia fiducia e che, al quale posso dare fiducia, e sicuramente che non tradisca. E l'abbiamo trovato questo uomo? No. Allora, Eleonora sta cercando quest'uomo. I più sì. coraggiosi si facciano avanti, anche perché bisogna avere coraggio. Più che altro, i più seri si facciano avanti, i più seri. Mi raccomando, solo proposte serie. Non vogliamo perdere di tempo. No, non perdi tempo, grazie. Atelier Alta Moda Sposa, sartoria artigianale alta moda, creazioni esclusive su misura, abiti da sposa e cerimonia di Marilena Spirigliozzi ad Arce in via Casilina, telefono 0776 524790 e in via Fontanelle telefono 0776 524608. Questa sera ho fatto bingo. Sì, proprio così. Ero solo e non sapevo cosa fare e allora mi sono recato a Frosinone in via Aldo Moro e... bingo! Ho scoperto che si possono fare tante amicizie tra un gioco e un altro in un'ampia sala con più di 350 posti a sedere, con aria condizionata, zona per fumatori e se poi si decide di uscire in famiglia, ecco anche la possibilità di sorseggiare una bevanda al bar o cenare al ristorante e per i bambini è disponibile un'ampia sala gioco.
e per i più esigenti sala TV e sala internet. Bisogna proprio ammetterlo, ho trascorso un'ottima serata, ho fatto tante amicizie. E allora, bingo a Frosinone, in via Aldo Moro 511, telefono 0775 850107. Servizio bancomat e ampio parcheggio. Non investe la tua casa. Per la prima volta Filoni veste la tua casa ed organizza una grande campagna promozionale. Tappeti indiani fatti a mano, tendaggi esclusivi, bastoni, tappezzeria, lettini, carrozzine ed infine l'ultima novità, il famoso materasso a molle super ortopedico con 20 anni di garanzia. Filoni veste la tua casa. Filoni veste la tua casa, via Peppino Falese, telefono 25991 Cassino. Lui, per quei pochi che non lo conoscono, è Massimiliano Massari. Sì. Che io chiamo Massari perché mi piace, perché lui invece ha questa faccia molto francese. Ed è un mio grande amico. Senti Massimiliano, io sto facendo un'inchiesta sull'amore, no? A sì. Parte me. Sì. No? La tua donna ideale, chi è? Com'è? È la mia donna ideale? Una donna estremamente intelligente, una donna sicuramente, una donna del 2002, una gran donna e una gran femmina secondo me. Sì, dimmi. Eh? Sì, mi hai chiamato. Tu sei una gran donna. Lo so, però noi sappiamo che insomma comunque tu hai sempre uno suolo di grandi donne intorno, perché alla fine è dura combattere con tutte queste donne che ti stanno perennemente dietro. Ma sai, bellissime peraltro. Chi fa il nostro mestiere? Il mestiere, ogni attore ha comunque delle donne, ma molte volte l'attore, in questo caso noi scegliamo le donne che non sono quelle che non fanno il nostro mestiere, guarda caso, forse. Vero. È sempre così. Concordo in pieno con questo. Ecco, e anche noi peniamo molto. Vabbè. Perché senti, quelle che scegliamo non ci guardano, forse. Dici. O fanno finta di non guardarci. Non lo so questo. A me non capita mai, devo dire. Cominciano a chiamarti. Senti, invece una cosa un po' più free. Mi dici cos'è che non dovrebbe mai indossare una donna per piacerti? Cioè una cosa che se tu vedi addosso a una donna dici no. Le calze corte alla caviglia. È una cosa inguardabile. Ma Massimiliano, ma io li adoro. Preferisco che non abbia neanche le calze, ma se le ha è inguardabile. E io ce li ho invece. È come posso... l'uomo con le calze corte bianche, non si può guardare. Orribili, è vero. Concordo, sono sempre d'accordo con te. Un bacetto agli amici di Blabla con Titino. Blabla, ciao, grazie. Con Titino. Ciao. Senti Mario, mi dici una cosa? Ti faccio una domandina molto semplice. Dimmi. Non ti devi neanche impegnare tanto, guarda. Allora, cos'è che non deve avere una donna mai? Cos'è che non deve avere, secondo me? L'alito pesante. L'alito pesante. Perché l'alito pesante inibisce, nel senso, quando cominci a parlare con una ragazza e senti subito quel suo fetore, ti allontani e allora... Ma tipo quello che c'hai te normalmente? Tesoro, io purtroppo uso le gomme, vi faccio vedere, proprio per evitare l'alito pesante. Facciamo un po'... A me mi viene in mente una cosa, quindi tutto il resto poi va bene. Tutto il resto va bene, a parte questo, qualsiasi... Se è un cesso, ovviamente, ve la tenete voi. Sei carino. Sono le ragazze belle. Senti, Roberta, invece tu mi dici cos'è che non devi mai vedere addosso a un uomo? Gli stivali di pitone. Ma sono bellissimi gli stivali di pitone. A me piacciono tanto. A me no. Dipende da chi le indossa. A te piacciono gli stivali di pitone? A me sì, mi piacciono fucsia. Ecco, vedi che è d'accordo con me. Da uomo, Francesca. Fucsia. Fucsia da uomo. Li fanno, come no? We'll be right back.
che siamo con il bravissimo fotografo che ha fotografato le migliori VIP e spero che questo nuovo calendario lui sia abbastanza contento di come si è svolto e se ci può svelare anche qualcosa di dietro le quinte come è andato, che ci dici Bruno? Ma devo dire che erano tutte emozionate, praticamente il calendario è stato un bel lavoro, sono soddisfatto dei risultati, specialmente di questa ragazza che dal niente l'ho presa da una parte all'altra e indubbiamente mi hanno dato dei bei risultati. Ma hanno avuto a te come bravissimo fotografo, quindi le potevi dire e indirizzare su qualcosa, su qualche difetto che loro avevano, anche se erano delle bellissime ragazze come ho visto. Hai dato qualche consiglio a loro? Ma sai, i consigli bisogna sempre darli, non lavorando col computer bisogna fare molta attenzione. Allora, visto che si è sempre lavorato senza computer, io continuo a fare il lavoro che ho sempre fatto, perciò chiaramente i consigli sono stati benefici sempre a migliorare la loro immagine, certo? Che cosa dire di più? Lui è un migliore fotografo che io abbia mai conosciuto e non lo so, un saluto particolare che vi vorrà fare a voi. Auguro tanta fortuna a te. Grazie, che ce n'è tanta e ce ne vuole ancora tanta. Certo. Siamo in compagnia di Amedeo Goria, che cosa ne pensa di questo calendario che è uscito e delle modelle che hanno sfilato? Che cosa ti è sembrato e che cosa ti ha emozionato di più? Beh, è un calendario diverso da quelli soliti di adesso, c'è Andrea Roncato che mi sta... Amedeo, ma che cosa stai facendo sotto? Mi indicano qualcosa? Beh, ho avuto delle esperienze negative con le donne recentemente. E che ne dici delle donne che ti stavano accanto, che erano così belle, tipo Irene Mandelli e Nina Moric, non ti hanno emozionato? Ma sai, io di tutte le donne che ho visto questa sera, il cuore l'avevo per una persona sola, tu sai chi è, quindi... Ma... Questa intervista non la penso molto positiva. Agli amici di BlaBla, gli occhi di Dana sono unici e per me indimenticabili. Ti ringrazio. Ma allora aspetta, ti sono piaciuta io come vestiti o io come indossavo i vestiti? Tu come indossavi i vestiti. Ti ringrazio. Fai un saluto ai nostri amici. Alle vostre amiche, sì. Agli amici... Avete delle amiche in comune? Avete degli Noi amici? No. Se avete degli amici io faccio un saluto agli amici. Ma lei ti basta con questi belli occhioni? Che cosa ne dici? Stai parlando di me? Di lei. Ah, scusa. Fate un saluto a tutti e due allora. Vabbè, un bacione a tutti. Ciao. Di cuore. È bella Latina qua, eh? Mi piace. È un bel vivaio di bellezze. Un vivaio, sì. Sì, uno che non mangia per dire pesci, così. È meglio un vivaio qua che c'è a Latina. Ci sono io come prova. È vero. Ciao, siamo qui con Edoardo Siravo e Giorgio Biavati. Scusate la mia ignoranza per i nomi, io vi seguo moltissimo in Vivere, siete dei magnifici attori. Anche io sto intraprendendo questo mondo che è molto difficile, però piano piano. Che ne sembrate? Che cosa vi è apparso della sfilata di questa sera? Beh, molto bella, molto di gusto. Una cosa fine, raffinata. Non la solita cosa volgare che ci si poteva magari immaginare. C'è una cosa di buon gusto, bella, divertente, piacevole. E del calendario che cosa ne pensi? Beh, è un calendario con 12 ragazze che non sono le solite famose. Mi piace, l'idea è buona, solo Bruno poteva avere un'idea di questo genere, cercare una cosa diversa, bello. Vabbè, un bravissimo fotografo che fotografa delle bellissime ragazze. Quindi... Sì, ma più che bellissime erano... delle belle ragazze normali, questa è la cosa bella, perché insomma... Cioè... Erano delle donne vere, quelle che veramente piacciono. Insomma. Quindi non è vero che il calendario lo possono fare solo le bellissime donne dello spettacolo, lo può fare chiunque. Certo, ma assolutamente, basta avere qualche cosa da comunicare e queste comunicavano tanto. Per esempio, anch'io l'anno prossimo lo farò. Mi affiancherò anche io a te? No, io da proprio io così nelle mie... No, tu puoi venire? Vengo anche io. Potrebbe essere una bella idea. Io con altre 11 splendide fanciulle, eh? Va bene. Bisogna vedere che mese mi fanno fare a me. Forse gennaio a Befana. Un saluto ai nostri telespettatori. Grazie perché ci avete dato tanto. Tutti quanti ci avete dato una grande forza per fare questa cosa, che è stata utile per trovare anche tanti posti di lavoro.
È una cosa molto importante. Il vostro ascolto ha fatto tanto, grazie. Sì, anche l'affetto del pubblico, insomma, è stata una cosa molto curiosa. Cioè, abbiamo vissuto un'esperienza incredibile forse per degli attori. Cioè, avere proprio l'amore del pubblico è stato ricambiato. Vogliamo bene come loro ci vogliono bene, sicuramente. Siamo qui con Mary, attrice di 100 vetrine, molto brava. Io non seguo molto 100 vetrine, però penso che sia bella. Hai speso parole per vivere e ora dici che non vedi 100 vetrine. Male, questo molto molto male, no scherzo. Ma perché 100 vetrine lo fanno in un orario che io non ci sono mai a casa e quindi vivere lo vedo molto più spesso. Anzi, prima lo vedevo molto di più, adesso ancora un po' di meno, però abbastanza. Vabbè. Che cosa mi dici dei tuoi progetti futuri e come ti è sembrato questo nuovo calendario di Bruno Oliviero? Allora, il calendario è bellissimo, è bella l'idea di prendere anche ragazze normali o che non hanno mai fatto servizi, diciamo, importanti o professionali, perché riesce a tirar fuori la naturalezza, le cose vere. Ormai ritoccano tutto con questo sistema digitale, insomma, poco è vero, sono tutte ritoccate. Questa perfezione comincia anche un po' a stancare. Comunque, a parte questo, io attualmente farò un'esperienza particolare, diversa da quello che ho sempre fatto. Cioè, che cosa farai? L'assistente ha un bravissimo regista, che è Sergio Citti. E io sono attrice, diciamo che fare l'attore comunque mi fa magnà, come si dice in dialetto, no? Però sono molto contenta perché vorrei realizzare un mio progetto, fare una regia mia. Ho già fatto regia in un cortometraggio in pellicola. Ai, ai, ai! Quello era Bruno, eh? Era Bruno, in onore a Bruno, a questa festa. La mano che è passata non l'ho vista. Vorrei fare un calendario io ad altre persone, magari, può essere un'idea. Ci mettiamo insieme a farlo allora. Dai, perché no? Quanto sono belle, che ci dicono di questo calendario, come vi è sembrato? È stupendo! È meraviglioso! È fantastico! Non ci sono parole! Siamo noi! Siamo noi! Le meglio di tutti, direi! Le ragazze più belle di Latina e dell'Asia! Lei è una bellissima ragazza che si chiama? Anita. Sara. Che cosa ne pensate di questo calendario? È una cosa originale, diciamo, è un calendario un po' originale. Poi è fatto da Bruno, che è un bravissimo fotografo. Vi siete trovate molto bene? Sì, è un bravissimo fotografo e noi siamo delle bravissime modelle, contadine, idraulico, non lo so, altri, tutti mestieri. Fate un saluto! Ciao a tutti, ciao Bruno! Ciao a tutti, ciao a tutti quanti! Change.